A Mantello la vita scorre tranquilla, per questo la notizia che i suoi boschi, quelli sopra il cimitero, si erano trasformati nella base operativa di un gruppo di spacciatori marocchini ha colto tutti di sorpresa. Eroina e cocaina alla droga consegnata a circa 130 acquirenti. Questo è il giro di stupefacenti ricostruito dalla Polizia di Stato, dalla squadra mobile della Questura di Sondrio. Ecco i commenti raccolti in paese. È contento come abitante di Mantello di questa operazione? Sì, senz'altro. Immaginavate che ci fossero persone nei boschi? No. Anche perché è un paese molto tranquillo. Sì. Cosa sperate? Ma che non succedano più queste cose qui. Sono rimasto un po' sorpreso dal numero delle persone che fanno questo. Non mi aspettavo neanche il fatto che hanno appena fatto delle retate qui a Morbegno, poi in Valgerola, e senza nessun problema nel giro di poco continuavano a spacciare in questa zona qui a poche distanze. Mi auguro che Salvini sia fatto un discorso che ho sentito che vorrebbe anche togliere il consumo della modica quantità, spero riesca a portarlo avanti e che venga eliminata anche quella cosa lì. Dormivano anche nei boschi, avevano creato dei bivacchi. Sì, adesso questo tutti i dettagli, a quel livello lì mi sembra una cosa molto molto grave. È una cosa nuova qui in Valtellina che non avrei mai pensato. Cosa ne pensa di questi arresti? Ma era ora che facessero un po' di pulizia, insomma, ci voleva. Quindi i boschi sono diventati un luogo per lo spaccio? Sì, questo succede anche a Milano, il Parco delle Groane, tutti i parchi, Parco Lambro, eccetera. Purtroppo è così, si nascondono meglio. Sindaco, l'operazione ha portato appunto alla individuazione di questi gruppi di spacciatori. Un suo commento come sindaco di Mantello. Un'operazione importante portata a termine dalla polizia e dalla questura. Un ringraziamento e un plauso. Negli ultimi mesi la Bassa Valtellina è stata oggetto di due grandi e importanti operazioni da parte delle forze dell'ordine. Pensavamo fossimo estranei a questo tipo di distribuzione di sostanze stupefacenti. Avevano scelto una zona periferica, tranquilla, qua del cimitero, per incontrare i loro clienti, i loro consumatori. Sì, sono ben organizzati sul territorio, fanno dei sopralluoghi, lo controllano. Ma anche le forze dell'ordine e la polizia sono state molto bravi. Tre i poliziotti feriti durante l'arresto dei tre spacciatori marocchini. Un agente ha subito diverse fratture, ne avrà per almeno 30 giorni. A loro va il pensiero di una signora di Mantello che vuole mantenere l'anonimato. Complimento grande per la polizia. E mi dispiace che anche uno si è fatto male. Mi dispiace tanto.